stavamo facendo un'analisi sulle cartelle esattoriali. Quindi una persona che doveva pagare all'inizio 100 arriva a pagare 200 perché ci sono una serie di sanzioni, una serie di tasse e l'aggio, quindi i soldi che Equitalia prende per riscuotere. Loro le chiamano sanzioni, io le chiamo tasso di interesse. Quindi se si parte da 100 e io pago 200, sto pagando il 100% di interesse. Economicamente Equitalia fa molto comodo ai politici perché fa entrare un sacco di soldi con delle forzature anticostituzionali. Ma il grande problema è sempre e solo uno, è l'informazione. Contro Equitalia possiamo difenderci. Possiamo fare denunce per estorsione, denunce per usura e controllare la regolarità delle cartelle esattoriali. Io penso che questo scempio debba finire e bisogna controllare e informarsi.